Bentornati a Zampe Pulite Estate. Claudio, oggi abbiamo la fontana dietro perché parliamo di spiagge. Visto che la spiaggia non ce l'abbiamo, almeno la fontana. Sì, a Milano in effetti la spiaggia non c'è, quindi veniamo qua a 40 gradi. Allora, cosa c'è però di più bello che camminare in spiaggia col proprio cagnolino al seguito? Ovviamente, in genere alla mattina o alla sera. Niente di più bello, però nel periodo estivo si rischiano delle multe. Si rischiano delle multe perché molto spesso il nostro quattro zampe dalle spiagge nel periodo estivo è off limits, è vero Claudia? Sì, è vero. Infatti noi diciamo che suggeriamo sempre, prima di andare in vacanza, quindi se dobbiamo andare in un determinato luogo, di informarci se in quella zona la spiaggia libera, ci sono diciamo delle zone di spiaggia libera dove è possibile accedere con il proprio cane, oppure anche se ci sono delle spiagge private che da regolamento danno questa possibilità. Questo perché per legge, proprio nel periodo balneare, che di solito va da maggio a settembre, sono le regioni che emettono delle ordinanze, cosiddette ordinanze appunto balneari, mediante le quali predispongono la possibilità o meno in determinati tratti di poter accedere con il cane, delegando poi ai singoli comuni, quindi poi al comune diciamo che è l'ultima parola, la possibilità, mediante proprie ordinanze, si ripete, di diciamo selezionare i tratti di spiaggia libera e dare la possibilità di poter scorazzare liberamente col proprio cane. Ecco perché diciamolo, non esiste una legge nazionale come ogni tanto qualcuno ci chiede, telefona in Gaia piuttosto che noi e dice: ma esiste una legge nazionale che vieta o consente di andare col cane in spiaggia? No, non c'è una legge nazionale, sono le regioni che poi demandano ai comuni che fanno delle ordinanze comunali. Fino a qualche anno fa in realtà erano le capitanerie di porto. Giusto. Che facevano le ordinanze, adesso invece in genere sono i comuni. Le capitanerie che comunque hanno queste informazioni, quindi se, come dicevamo, vogliamo informarci prima, oltre che andare eventualmente sul sito del comune e cercare l'ordinanza, è anche facile contattare la capitaneria e chiedere direttamente a loro, anche perché, lo ripetiamo, hanno le informazioni aggiornate. Esatto, allora quindi bisogna informarsi su cosa dice l'ordinanza del comune, dove andiamo a passare le nostre vacanze, presso la capitaneria di porto, piuttosto che presso l'ufficio turistico del comune, l'ufficio tutela animali del comune se c'è, oppure quei siti tipo viaggiarecolcane.it che elencano tutte le spiagge dove sono state fatte le ordinanze che permettono agli animali, perché ci sono dei comuni che fanno ordinanze di divieto, ma comuni che fanno ordinanze di divieto su alcuni tratti, giusto, ma poi consentono al cane di andare in alcuni altri, ecco, tratti di per spiaggia. Per quanto riguarda i comuni che fanno diciamo delle ordinanze no accesso cani limitate, è bene sapere che molte associazioni, tra cui Gaia, tra cui OIPA, ricorrono davanti ai tribunali amministrativi regionali per appunto dichiarare la nullità di queste ordinanze, ovviamente se il ricorso viene accolto, proprio perché oggigiorno, come hai detto tu, non c'è una legge nazionale che vieta di portare l'animale in spiaggia e quindi è giusto lasciare dei tratti di spiaggia libera, sempre avendo rispetto delle altre persone e poter portare il proprio quadrupede. Ultimo consiglio personale, mi raccomando, diffidate dai passaparola, sì. Soprattutto molte persone ci dicono: non c'è il cartello quindi automaticamente posso entrare. No. Non è vero, il fatto che non ci sia il cartello oppure delle informazioni sbagliate possono essere motivo di ricorso contro un'eventuale multa, però se la legge c'è in quel determinato comune esiste, quindi mi raccomando informatevi prima. Anche perché non vogliamo che succeda come a quel signore, e quella storia che raccontiamo in quattro zampe in tribunale, e vai, facciamo un po' di pubblicità ancora al nostro libro, quel tranquillo nonno che ha preso il suo pincher, ha preso la sua nipotina e appunto si è fatto una bellissima passeggiata in spiaggia, e però track, è stato multato perché effettivamente in quel tratto di spiaggia non era possibile andare col cagnolino, nonostante avesse la paletta per tirare sulle deiezioni, nonostante ci fosse la nipotina che si è messa a piangere, è stato multato. Allora noi non vogliamo più vedere multe perché i cani sono off limits, però per evitare le multe bisogna informarsi appunto che cosa fa il singolo comune dove siamo in vacanza. E mi raccomando, segnalateci se c'è qualche diciamo informazione sbagliata, se non siete sicuri, se volete andare da qualche parte, non sapete dove trovare le informazioni, noi cerchiamo di aiutarvi. E dove ce lo possono segnalare? Allora, per OIPA www.oipa.org. E per Gaia sul sito www.gaiaitalia.it. Buon bagno, noi adesso buon bagno. Andiamo a tuffarci. Ciao, alla prossima, ciao. Ciao. Dal 1995 Gaia Animali Ambiente Ollus si batte a Milano e in tutta Italia per difendere gli animali, l'ambiente e la salute umana.
Le battaglie di Gaia sono sempre dirette contro i nemici della vita e volte ad ottenere risultati concreti. Sono migliaia gli animali salvati da tortura, abbandono e morte grazie al nostro impegno. Sono centinaia i cani e gatti ricoverati e accuditi con l'adozione a distanza. I libri di Gaia, Gaia Lex e la nostra newsletter informano e aiutano le persone e le istituzioni che difendono gli animali. Manifestazioni, blitz, occupazioni, libri, denunce, studi, adozioni, salvataggi, cure veterinarie. Questo e molto altro è il mondo di Gaia. Aiutaci ad aiutarli. Sostieni Gaia con il tuo 5 per 1000 e con il tuo contributo.